In occasione della settimana contro la violenza di genere, organizzata dal CONI e dedicata quest'anno a Yara Gambirasio, il presidente del CONI nazionale, Giovanni Malagò, ha visitato Idroscale. Ad accoglierlo il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, e l'assessore allo sport, Cristina Stancari. Io sono molto lieto che il presidente Giovanni Malagò venga all'Idroscalo. D'altra parte, qui uso le parole del presidente regionale del CONI Marzorati, questo è l'impianto più bello, più importante che esista a Milano per tutta una serie di attività sportive, oltre al fatto di essere uno straordinario momento ambientale di relax e anche di arte, di cultura, ma credo che questa visita abbia proprio il senso di vedere che cosa insieme la provincia e il CONI possono fare per lo sviluppo anche futuro delle attività sportive, anche a livello di gare mondiali in alcune discipline, nella prosecuzione di queste prossime stagioni, con l'arrivo poi con i campionati del mondo di canoa già programmati nel 2015, quindi in occasione di Expo qui a Milano. Direi che questo rappresenta onestamente un'eccellenza dell'impiantistica non solo milanese, lombarda, ma di tutto il paese. Non è un mistero dire che è l'unico impianto che ha queste caratteristiche. È stato, diciamo, una scelta lungimirante fatta all'epoca e soprattutto poi coltivata e mantenuta e valorizzata con una serie di investimenti molto mirati che oggi ci mettono in condizione qui di ospitare grandi manifestazioni. Durante la visita del parco, le autorità hanno svelato al Giardino della Vita la targa in memoria di Yara Gambirasio e, in chiusura della giornata, hanno premiato gli atleti che hanno vinto i campionati del mondo di sci nautico disabili disputati per la prima volta in Italia all'Idroscalo. Milano e Lombardia sono la colonna portante dello sport italiano, è inutile negarlo. E poi sottolineo, tutto questo è stato un'agenda dettata da un vero evento clou che il mondo dello sport, io ci tenevo moltissimo, voleva lasciare una testimonianza la più significativa possibile in ricordo di Yara Gambirasio, che ricordo per chi magari avesse poca memoria o magari non lo sapesse, che era un atleta, era una ginnasta. Quando ha avuto, diciamo, andato incontro a un destino così assurdo, usciva appunto dalla palestra. Quindi noi abbiamo un dovere morale non solo di ricordarlo. Visita di Malagò all'Idroscalo e tra tutti gli appuntamenti anche una targa dedicata a Yara Gambirasi. Sì, una targa che abbiamo voluto scoprire qui al Giardino delle Memorie, al Giardino della Vita, come l'ha giustamente ricordato il Presidente Podestà, perché abbiamo voluto in questo modo onorare la memoria di una giovane donna, di una giovane atleta che è stata strappata in un modo così violento alla vita, ma che abbiamo il dovere di ricordare. Questa è la settimana dello sport dedicata contro la violenza alle donne. Noi come provincia siamo già attivi da moltissimo tempo in questo senso, perché è giusto che ogni donna sappia che deve denunciare, deve fare e non deve mai sottomettere ad ogni tipo di violenza. Abbiamo fatto anche corsi di autodifesa per le donne e vedremo di rilanciarle anche in un prossimo futuro.